Saranno ribassate di 6-8 metri le due ciminiere del pastificio di proprietà Mignini e Petrini per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica. Dopo la violenta scossa di terremoto del 30 ottobre scorso e dopo il sopralluogo dei tecnici comunali fatto domenica mattina al pastificio di via dell'Isola Romana, è emerso che una delle due ciminiere era gravemente danneggiata. Il riscontro, ha riferito l'assessore Katia degli esposti, successivamente è stato confermato dai vigili del fuoco intervenuti il giorno dopo che hanno decretato la pericolosità della prima ciminiera, quella lato Piazza del Mercato, e quindi la necessità di metterla in sicurezza. L'altra ciminiera non denota segni di particolari lesioni, ma vista la vicinanza con la prima, il comune è stato invitato a mantenere la situazione di viabilità limitata. La proprietà, con i propri tecnici, tenendo conto dei riscontri derivanti dalle verifiche, ha predisposto l'intervento di messa in sicurezza attraverso il ribassamento delle stesse. Serviranno 3 o 4 giorni per ribassarle, mattone dopo mattone. L'azienda che se ne occupa ha iniziato i lavori ieri mattina e proseguirà oggi e nei prossimi giorni fino al totale ribassamento previsto. La via, con un'ordinanza emessa dal sindaco Stefano Ansideri, è chiusa al traffico veicolare e pedonale e gli immobili prospicienti le due ciminiere sono stati sgomberati. Alcuni dei residenti sono stati ospitati dalle sorelle del monastero benedettino di Sant'Anna.